A Dio sia la gloria. Io voglio ringraziare il Signore intanto perché sono qui, perché anche se sono qui è quello che il Signore ha fatto per me. Perché a novembre, quando ho fatto l'esperienza di andare al centro CADES, ho avuto il piacere di conoscere Emanuele, dove siamo stati assieme 2 mesi, e questo ha fatto modo che potevamo iniziare un'amicizia. E poi oggi siamo qua a glorificare il nome del nostro Signore. Prima di raccontare quello che il Signore ha fatto nella mia vita, volevo leggere un versetto che l'abbiamo anche cantato in questo ultimo inno, dal Salmo 34, al versetto 6, che ha accompagnato la mia testimonianza ancora prima che io accettasse il Signore. Questo versetto dice: questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Io vengo da un passato di tossicodipendenza da circa 22 anni. Ho iniziato, come quasi tutti ben sanno, con le droghe leggere, quindi con le sigarette, con l'hashish, la marijuana, con l'alcol, con dei psicofarmaci, all'età di 12 anni. All'età di 18 anni ho iniziato pure con l'eroina, e questo mi ha portato ad andare anche in comunità per ben 2 volte. Perché volevo smettere, ero arrivato a un punto della mia vita in cui volevo smettere, ma non riuscivo con le mie forze. Allora, aiutato anche dai miei familiari, da mia moglie, dai miei genitori, mi dissero: dice, forse l'unica soluzione è che vai in una comunità. E ho provato, sinceramente. Sono andato la prima volta, sono stato 1 anno e mezzo, poi sono uscito, che già mia figlia era nata. Ma niente, non sono riuscito, perché dopo qualche anno sono ricaduto di nuovo nella tossicodipendenza, passando dall'eroina alla cocaina, che mi ha completamente distrutto la vita, perché quella sostanza mi portava a farne un uso esagerato. Ci sono state volte che mi facevo anche 20-30 volte al giorno. E lì il peso è diventato molto forte, perché avevo veramente un grande combattimento dentro di me. Io volevo smettere in tutti i modi, e quindi ho iniziato a cercare l'aiuto con gli assistenti sociali, con il SERT, con i dottori, con chiunque. Sono andato anche dai preti, perché pensavo che magari dovevo essere liberato da qualcosa. Io ho provato di tutto e non ci riuscivo. Realizzo solo ora, quando quel versetto della parola di Dio ci dice: le nostre battaglie non sono contro carne e sangue, ma contro i principati e le potestà. Io non stavo lottando più contro me stesso, contro qualcuno, ma contro le forze del male. Io infatti non riuscivo a smettere. E poi 2 anni fa ci siamo trasferiti a Padova. Mia moglie, che è stata assunta qui a Padova come postina. Allora, io ero stato da poco arrestato e scarcerato, mia moglie non ne voleva più sapere, però io volevo cambiare. Gli disse: dico, forse dico, allontanandomi dal paese, trasferendomi a Padova, avrei potuto aprire un nuovo libro nella mia vita, cioè chiudere tutte le amicizie. Ma non è stato così, perché non è il posto dove potevo andare che mi poteva aiutare, perché in qualsiasi posto sono andato ho sempre fatto quello che ho fatto. E quando sono salito a Padova, è stato forse il momento più brutto di tutta la mia esperienza, perché mi sono mangiato tutto quello che avevo e anche di più, lasciando la mia famiglia con dei debiti, ed è stata molto dura. Quella volta però fu l'unica volta in 22 anni di questi problemi che dissi: dico, forse per me è finita veramente. Meglio che parlo con la mia famiglia, e gli parlai dicendomi che io me ne stavo tornando giù in Sicilia, perché volevo morire nella mia casa, nel mio paese. E diedi addio a tutta la mia famiglia, dicendo di non vederci più. Ma il Signore aveva un piano per me, e non è stato possibile che sia successo questo, perché quando sono sceso da Padova, ero in macchina, c'è stato un momento durante quel viaggio che ho avuto tanta paura, perché mi sentivo attirato dal nemico a fare del male, a continuare a fare. Ma lì sentivo una voce forte nel mio cuore che mi diceva: non lo fare, perché io ti amo. E durante quel combattimento io ho aperto il finestrino della mia macchina e ho cominciato a gridare con tutte le mie forze. E ho detto: Signore, se tu esisti veramente, o mi liberi o mi togli da questo mondo, mi togli da questa sofferenza. E
Quando sono arrivato a Caltagirone sono stato accolto da mio padre e dopo un paio di giorni mi sono incontrato con un fratello che non conoscevo, era una persona che non avevo mai conosciuto e ho avuto modo di parlare con lui e questa persona mi ha ascoltato, sono stato 4 ore a parlare con lui. Quando alla fine ero tra le lacrime e il grande dolore, gli disse, dico, io cosa devo fare perché io non ce la faccio più a sopportare questa sofferenza. E lui mi disse, guarda, dice, c'è una persona che ti può aiutare. E questa persona è qui in questo momento. Mi disse, dice, questa persona si chiama Gesù Cristo. Io sinceramente ho guardato a lui negli occhi, gli ho detto, dico, Maurizio, per favore, non mi prendere in giro. Io ho bisogno di qualcosa di concreto, capito? Non mi parlare di religione, di un qualcosa che... Dammi qualcosa che possa aiutarmi. Il fratello mi disse, dice, ascolta, hai provato tutto nella tua vita. Cosa ti costa provare anche questo? E ero veramente disperato. Io ho detto, va bene, non mi costa niente effettivamente. Ho provato, ho chiuso gli occhi. E in quel momento ho chiesto perdono al Signore di tutto quel male che avevo fatto nella mia vita, tutto il male che avevo fatto ai miei figli, alla mia famiglia, ai miei genitori, ai miei colleghi, tutto il male che avevo fatto. E poi gli ho detto, Signore, io fino ad oggi non ce l'ho fatta, Signore, ho provato in tutti i modi, non ci sono riuscito. Io ti chiedo che da questo momento in poi tu prendi il controllo della mia vita. Quel momento è stato un momento molto forte, ho pianto tanto, mi sono abbracciato con quel fratello, ma dopo 2 minuti ho avvertito un senso di pace veramente soprannaturale. Disse, dico, ho aperto gli occhi, ho detto, dico, cosa sta succedendo? Dico, io sto avvertendo una pace, che non sto sentendo un qualcosa dentro di me che non riesco a comprendere. Il fratello mi disse, dice, Gesù Cristo è entrato nel tuo cuore, tu da questo momento in poi sei una nuova creatura. E poi mi diede un libro, mi diede la parola di Dio, la Bibbia, no? E mi disse, dice, da oggi in poi incomincia a leggere questa parola ogni giorno, vedrai che questa parola ti trasformerà. E gli disse, dico, ma come fa un libro a trasformare la mia vita? Io ho letto tanti libri, no? E lui mi disse, dice, questo non è un libro che tu leggerai, è un libro che leggerà la tua vita. Dice, fallo, metti alla prova il Signore. Io ho incominciato a leggere quel libro e il Signore ha cominciato a trasformare i miei pensieri, ha cominciato a darmi una gioia, una pace veramente meravigliosa. Un giorno lessi un verso che si trova in Marco capitolo 11, dice, tutto ciò che crederete in preghiera, credendo, vi sarà dato. Io in quel momento gli disse, Signore, io, se tu sei così potente come dice questo libro, questa tua parola, io ti chiedo di aiutarmi a smettere di fumare. Fumavo quasi 40 sigarette al giorno. Gli disse, Signore, io ho provato in tanti modi, ma non ci sono mai riuscito. O quando ci ho provato ho iniziato ad avere l'astinenza della sigaretta, sono stato nervoso, ho incominciato a mangiare per il nervosismo, sono stato male. Io ti chiedo non solo di farmi smettere di fumare, ma di spezzare completamente questo legame, di non farmi sentire niente, nessun dolore. Questa è stata di sera, l'indomani mattina quando mi sono svegliato ho preso il pacchetto delle sigarette, l'ho buttato nella spazzatura e l'ho dichiarato lì davanti alla mia famiglia, ho detto, da questo momento in poi tu con me non avrai più niente a che fare. E non ho avvertito nessun dolore, fratello, mi ha liberato completamente. E il Signore giorno per giorno ha trasformato la mia vita, come ha detto mia moglie, ci ha riuniti perché lei voleva il divorzio, ma il Signore non lo ha permesso, perché dopo un paio di mesi ha portato la salvezza nella sua vita. Poi il Signore ci ha battezzato nello Spirito Santo, il Signore ci ha dato anche una casa che per noi era un sogno irrealizzabile, avere una casa nostra, e il Signore ci ha dato una casa che oggi abbiamo aperto per la preghiera, abbiamo voluto consacrare questa casa al Signore. E il Signore ci ha messo anche un grande peso nel cuore, che è quello di servirlo e di portare questa parola di speranza a qualsiasi persona che si trova nella difficoltà. Perché io lo dico con tutto il cuore, il Signore non è cambiato, il Signore è lo stesso oggi e in eterno. Quello che ha fatto in me lo può fare in ognuno di noi. Anche quando la speranza è finita, perché io la speranza non l'avevo più, io dico sempre, quando le forze dell'uomo sono finite, inizia l'opera di Dio. E questo è quello che il Signore ha fatto nella mia vita e lo voglio ringraziare con tutto il cuore. Poi, se mi permettete, porterò i saluti nella chiesa di Padova, e la chiesa di Caltagirone dove sto per andare, vi porto anche i saluti della chiesa di Padova, in particolare del pastore Enzo Specchio, che vi saluta nell'amore del Signore. Io ringrazio il Signore davvero con tutto il cuore, per me è una grande gioia essere qui con voi, siete la mia famiglia, che il Signore sia lodato. Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nell'Evangelo secondo Giovanni
al capitolo 9, verso 1. Passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? E dopo questa prima domanda, una seconda, nel capitolo che precede, Giovanni 8, verso 1 in poi. Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito per terra, e siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Possiamo sedere. Le domande degli uomini, le domande di Gesù, le risposte del Signore. Le domande degli uomini vertono spesso all'accusa, sono rivolte alla critica, sono spietate e senza comprensione. Chiesero di un povero cieco nato così e quindi senza nessun senso era la loro domanda: chi ha peccato perché questo sia accaduto? Credevano che anche quando i genitori peccavano durante la gravidanza, il bimbo poteva avere le conseguenze del peccato con una malattia. E poi abbiamo letto in Giovanni 8 altre domande che somigliano molto a quelle domande delle persone che chiedono assistenza, consulenza. Pastore, ti devo parlare. Cosa pensi di questo? E da soli si danno la risposta. In realtà non vogliono chiedere un consiglio, si vogliono autoassolvere, vogliono semplicemente scaricare la coscienza per poi continuare a fare quello che gli pare. Ma grazie a Dio, nel brano biblico letto non c'è solo una serie di domande umane di accusatori, ci sono pure le domande di Gesù. E le domande di Gesù sono tutte piene di grazia, piene di compassione, piene di amore. Sono domande che non ci fanno male, perché sono domande che producono solo e soltanto un risultato d'amore e di comprensione. Notiamo insieme le domande dell'uomo che accusa e le domande di Gesù che perdona. Prima di tutto vediamo che lui perdona diversamente dagli altri. Infatti guardate che avevano fatto. In 8:3 leggiamo: gli scribi e i farisei condussero una donna colta in adulterio e la fecero stare là in mezzo. Chi sono queste persone? Gli scribi erano membri del partito dei farisei, che una volta facevano i copisti dei testi sacri, poi pian piano sono diventati gli insegnanti dei testi sacri. Vedi il famoso Esdra, il cui libro è importante nell'Antico Testamento. I farisei poi sono un partito vero e proprio, rigidi osservanti della legge di Mosè,
non dimostrano nessuna forma di comprensione, immedesimazione, perdono, compassione verso gli altri. Ma di solito chi è spietato nel giudicare gli altri non lo è altrettanto nel giudicare se stesso. Gli condussero la donna, c'è tutta una serie di sbagli in questo gli condussero. La prima cosa sbagliata è che avrebbero dovuto custodirla in una cella, in carcere, ma non esporla al pubblico spettacolo. E questo è già un errore, ma è anche una grande dimostrazione di intolleranza e di cattiveria. Erano desiderosi di vendicarsi, perché se leggete in Giovanni 7, il capitolo prima di questo 8 che stiamo leggendo, dissero: quando il Cristo sarà venuto, farà egli più miracoli che questi non abbia fatto? E i farisei udirono e mandarono delle guardie a prenderlo, ma quelle guardie restarono estasiate e ritornarono senza Gesù indietro dicendo: nessuno mai parlò come costui. E noi confermiamo: nessuno mai ha parlato come Gesù, perché Gesù è l'unico che sa parlare al nostro cuore. È importante anche notare che gli condussero questi farisei la donna, probabilmente per vendicarsi dei torti precedenti. Di solito questo materialmente veniva fatto dalle guardie del Sinedrio, le quali avrebbero dovuto custodirla in una cella della prigione, ma non esporla al giudizio della pubblica opinione. Perché l'hanno fatto? Per vendetta di Gesù? È probabile di sì, ma è anche probabile che il marito offeso dall'adulterio o i parenti offesi dall'adulterio abbiano fatto pressioni o addirittura abbiano comprato quelle guardie per saltare un po' di passi giudiziari e nel contempo mettere in imbarazzo Gesù. Vorrei ricordarvi che mentre le domande degli uomini sono di giudizio e di accusa, le domande di Gesù sono pregne, piene di amore e di comprensione. Il peccato dell'adulterio nella Bibbia è sempre stato grave. E non è stata la sola legge di Mosè a prevedere la pena capitale per questo peccato, perché Giuda, figlio di Giacobbe, di molti anni prima della legge di Mosè, quando seppe che la nuora era incinta senza avere marito, nel frattempo la teoria voleva che il marito dovesse crescere e poi gliel'avrebbero dato in famiglia, la famiglia del marito, disse: portatela fuori e fate in maniera che sia arsa. Come vedete, c'è sempre stata una grande severità, perché il matrimonio è un patto che trasgredito offende Dio, perché ci sposiamo davanti a Dio, e offende gli uomini, perché ci sposiamo davanti alla legge. Il problema più grave ancora era che questi uomini avevano legalizzato l'adulterio. Come? Attraverso il facile divorzio. C'erano due scuole che si contrapponevano in Israele, una che diceva che raramente si poteva fare il divorzio e soprattutto che non ci si poteva risposare, e un'altra che invece l'ammetteva anche semplicemente perché la moglie era invecchiata, perché non cucinava secondo il gradimento del marito e così via. Dunque la maggior parte, come chiaramente dedurrete, propendeva per il divorzio facile, che poi non era altro che un adulterio legalizzato agli occhi del Signore. Ed è di quel peccato che poi Gesù parlerà, anzi scriverà. Ed è l'unica volta che Gesù scrive negli Evangeli. Non lo troverete mai più a scrivere. Ma che scrittura! Ma
che contenuti. Lui che non ha voluto nella sua grande sapienza scrivere gli Evangeli, avrebbe potuto farlo e meglio di tutti noi, ha però voluto scrivere qualche cos'altro e tra poco vedremo cosa. Le domande dell'uomo sono di accusa, di giudizio, di cattiveria, ma le domande di Gesù, stiamo dicendo, sono di comprensione, di amore e di perdono. La prima cosa che vorrei farvi notare è il grande assente del brano. C'è Gesù, c'è la donna, ci sono gli scribi, ci sono i farisei, ci sono le guardie, ma lui dov'è? Dov'è l'adultero? Dov'è l'uomo che ha fatto il peccato? Di lui non si parla mai, neanche nelle chiese. Raramente sentiamo dire di questo grande assente del brano biblico di cui stiamo considerando. Eppure anche lui avrebbe dovuto essere trascinato insieme alla donna, perché li hanno colti in flagrante adulterio. È probabile che dalle notizie ricevute le autorità religiose hanno mandato le guardie, ed è probabile che le guardie abbiano colto in flagrante. Ma la cosa che ci colpisce è come nessuno sembri importarsene più di tanto. Non sappiamo se è una vera e propria faziosità di tipo maschilista. Non sappiamo per la verità neanche se il marito se ne sia fuggito. E quest'uomo che ha fatto l'adulterio altrettanto non si trova, oppure se è uno di quelli che ha pagato le autorità imbrogliando. Fatto sta che il grande assente dell'episodio ci parla per l'ennesima volta di una domanda bruciante: esiste la giustizia qui in terra? Non sta a noi dare la risposta in senso politico e neanche in senso civico e sociale. A noi sta dare la risposta in senso spirituale. Dio è il giusto giudice. Noi ci rimettiamo nelle sue mani, essendo certi e sicuri che Lui ha cura di noi e non ci lascerà e non ci abbandonerà. Questa nostra Chiesa è protesa insieme a tante altre al ministero di recupero, assistenza ed aiuto dei detenuti. Ognuno ha la sua storia, ognuno quasi sempre si proclama innocente, ma Dio, che è il giusto giudice, non è solo colui che condanna il peccatore, siamo così felici di sapere che Lui è anche colui che assolve l'innocente. E dunque siamo nelle buone mani, nelle mani del Signore. Domande di accusa e poi le domande di Gesù, domande di amore. Mosè, dissero gli uomini che han trascinato la donna là, ci ha comandato di lapidare queste tali. E tu che ne dici? È una domanda molto cattiva, perché per la legge umana, se Gesù la condannava, si metteva contro la legge romana. I romani erano i padroni del paese. L'adulterio era un reato per la legge romana, ma non un reato previsto con la pena capitale come pena. E dunque, se Gesù si esprimeva come condanna, si metteva contro l'impero, contro l'imperatore, contro Roma. Però nello stesso tempo, se l'assolveva, si metteva contro il Sinedrio, quindi questi 70 più uno, cioè il sommo sacerdote, che governavano religiosamente il paese. Tu che ne dici? Una domanda tendenziosa. Nel Talmud, raccolta di scritti ebraici del passato, era prevista lo strangolamento per la fidanzata e la lapidazione per la sposata. Ma Calvino giustamente faceva notare, il riformatore protestante, assolvendola si ribellava a Mosè, condannandola contraddiceva l'amore che di solito lui aveva per i peccatori. Perché diciamolo a chiare lettere ancora una volta: se siamo qui è solo per la grazia di Dio,
Noi non eravamo affatto migliori degli altri, non tutti abbiamo avuto delle vite turbinose, movimentate, ma tutti abbiamo peccato, perché la Bibbia dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dio sia lodato per Gesù che ha cura di noi. Per la verità abbiamo affermato che la legge prevedeva la morte e il Talmud distingueva con le sue finezze questa raccolta di scritti ebraici il modo diverso di uccidere: strangolamento per la fidanzata e lapidazione per la sposata. Devo dirvi che sbagliavano tutte e due, perché in verità la legge di Mosè diceva solo che dovevano morire, ma non diceva per lapidazione o per altro, perché gli uomini hanno di solito voluto aggravare il peso della gente. Gesù dirà: voi non entrate e neanche fate entrare. Ma Dio sia lodato che il Re di gloria Gesù ci ha spalancato le porte della grazia e oggi è alla porta del nostro cuore e picchia. Se alcuno ode ed apre, lui entrerà e cenerà con noi. Benedetto il suo nome. Il perdono divino in Cristo ci viene offerto, e questo è quel che conta veramente. Invece di arzigolare, dialogare, discutere, speculare teologicamente, sarebbe stato più importante mirare all'amore di Dio. Mosè aveva comandato che questi individui dovevano essere messi a morte, ma non aveva specificato troppo, almeno che la donna adultera non fosse una fidanzata e non sposata, oppure che era la figlia del sommo sacerdote, allora doveva portare quella pena. Ma notiamo ancora sulle domande degli uomini e le domande di Gesù. Gesù offrì a tutti loro la possibilità del perdono e della liberazione. Tutte le persone coinvolte là avevano uno spirito di giustizia senza perdono, avevano uno spirito di giudizio senza compassione, avevano uno spirito di censura senza comprensione, avevano uno spirito di condanna senza pietà, avevano uno spirito di violenza senza premura, avevano uno spirito di critica senza amore, avevano uno spirito di giudizio senza compassione, avevano uno spirito di violenza e di cattiveria, di distruzione senza una seconda possibilità. Perché bisogna dare a tutti una seconda possibilità, e il cuore di Dio ci offre questa possibilità adesso, in questo momento. E allora che fa Gesù? Si china, e leggo nel verso 6 e 7, si mise a scrivere col dito in terra. Poche volte Dio ha scritto la legge di Mosè, che ci è stata poi consegnata col suo dito, e una volta è comparsa sulla parete una mano che scriveva un messaggio terribile di giudizio rivolto al re del tempo: sei stato contato, pesato, trovato mancante, ecco, il regno ti è tolto. Il re, vedendo quella mano terribile che scriveva quelle parole che poi gli saranno interpretate, dice che le ginocchia cominciarono a muoversi e perse vigore e non riuscì più a fare altro che balbettare e gridare: fate entrare i savi, fate entrare gli incantatori. Ma nessuno sapeva risolvere il problema, finché la regina madre, che aveva conosciuto già da prima Daniele, disse: vi è un uomo nel regno che è capace di far questo, chiamatelo, disse il re. E Daniele ne diede l'interpretazione. Entro la mattina che venne, un nuovo re venne
in Babilonia e regnò al posto di quello che c'era babilonese. Notiamo alcune cose. Si mise a scrivere. Secondo alcuni toccava solo in realtà le pietre del Tempio e le toccava per alludere alla legge di Mosè. Secondo molti altri invece scriveva veramente. Cosa scriveva? Si conviene che se ha scritto davvero scriveva i peccati degli uomini presenti, i loro facili divorzi, i loro numerosi adulteri legalizzati, scriveva le loro cattiverie, i peccati nascosti, alludendo così al suo ufficio di futuro giudice, perché vi ricordo che oggi Gesù vuole essere il nostro Salvatore, ma se gli diremo di no, domani lui sarà il giudice dei vivi e dei morti. Gesù ha detto: chi crede in me non sarà giudicato, e questa è la buona notizia per chi sta qua e per chi ci sta seguendo con la radio, con internet, con la TV. Qualsiasi modo è buono, perché si sappia, Gesù è un grande perdonatore. Lui non vuole portarci in giudizio e condannarci, ma la fede in Gesù Cristo può aiutarci ad ottenere salvezza e liberazione. Dice il libro di Giobbe: tu che mi condanni a pene così amare e mi fai espiare i falli della mia giovinezza. Come vedete, appena un uomo ha guai, e Giobbe ne ebbe una serie, comincia a pensare: ma forse sono i peccati che ho fatto, sono anche quelli che ho accumulati, per esempio da giovane. Ma la Bibbia ha una buona notizia per il peccatore e dice a ciascuno: anche se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li farò bianchi come la neve. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Le domande accusatorie degli uomini, le domande amorevoli di Gesù. Scagli per primo la pietra, perché la legge di Mosè diceva: la mano dei testimoni sarà la prima a levarsi. L'apostolo Paolo, quando era solo ancora il Saulo che perseguitava i cristiani, dice la Bibbia che custodiva i mantelli, come giovane che si chiamava Saulo, di coloro che lanciavano le pietre contro Santo Stefano. Gesù, dicendo chi scaglia per primo la pietra, sta dicendo: chi di voi è un vero giudice in grado di fare tutto questo? Chi di voi è senza peccato? E si chinò di nuovo e scriveva in terra. E quelli insistevano e Gesù non gli rispondeva, perché qualche volta la migliore risposta è il silenzio. Scriveva in terra. Scrivendo i loro peccati in realtà dimostrava onniscienza, e quindi che era il Messia, e quindi che era Dio che sa ogni cosa. È l'unico episodio degli Evangeli nei quali Gesù scrive qualche cosa. In Geremia era stato previsto: tutti quelli che l'abbandonano saranno confusi, quelli che si allontanano da te saranno iscritti sulla polvere, perché hanno abbandonato l'Eterno, la sorgente delle acque vive. Benedetto il Signore. A volte non basta un sì o un no. Gesù riuscì con le sue domande e risposte a coniugare la legge, dicendo chi di voi è senza peccato, e l'amore, dicendo neppure io ti condanno. Quale glorioso Signore, quale meraviglioso Salvatore abbiamo in Cristo. Le domande accusatorie degli uomini, le domande amorevoli di Gesù. Accusati, leggo al verso 9, dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Notiamo, dai più vecchi cominciarono. Perché? Intanto si dava all'epoca un gran rispetto alle persone anziane. Vediamo che fanno loro. Due. Gli anziani si sentirono più in colpa degli altri, perché avevano evidentemente, per motivi anagrafici, accumulati più peccati degli altri. Tre. La loro coscienza cominciò a mordere,
Perché i nostri peccati sono stati scritti, come dice il profeta. Il peccato è scritto con uno stilo di ferro, con una punta di diamante. È scolpito sulla tavola del loro cuore e sui corni dei vostri altari. In altri termini, non si sfugge al peccato. È scritto con punta di diamante. Non c'è modo per coprirlo. C'è solo un modo. Il sangue di Gesù. E il sangue di Gesù, suo figliuolo, è scritto, ci purifica da ogni peccato. Gesù fu lasciato solo con la donna. E allora un'altra domanda di Gesù. Donna, dove sono i tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata? Nessuno, rispose Signore. Non è chiaro se Signore è confessione della signoria di Cristo realizzata dalla donna o titolo di cortesia, ancora adesso si usa. Però rimase solo con la donna e la donna non è fuggita. Avrebbe potuto approfittare della calca, della folla, dell'evento e scomparire prima che mi arrestino di nuovo. Ma chi molto è perdonato, poi molto ama, non si importa delle conseguenze, è lì pronta a affrontarle ancora se necessario, ma lei deve dire il suo grazie all'amore di Gesù. Dove sono? Non c'è più nessuno. E io voglio farvi notare che Gesù gli ha detto: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Il verdetto fu una condanna morale del peccato, non peccare più. Quindi non sta dicendo che qua, in qualche maniera, diciamo così, non è poi un peccato così leggeruccio. L'ha chiamato peccato. Neppure io ti condanno, va e non peccare più. Ma fu anche l'ennesimo rifiuto di farla da giudice civile. Già Gesù aveva detto a qualcuno che volevano per forza trasformare Gesù in giudice di pace: chi mi ha costituito giudice e spartitore di beni fra voi? Va e non peccare più. L'invito è diverso. A qualcuno ha detto a un paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati. Al paralitico di Betesda invece: va e non peccare più, che non t'accada di peggio. Alla donna non glielo dice, gli dice solo: vai e non peccare più. Perché Gesù non contestava la legge di Mosè, non scusava la colpa del peccato dell'imputata peccatrice, ma non sostenne neanche di proseguire il procedimento legale, non incoraggiò i loro sentimenti, giudicò i colpevoli e poi diede una mano d'aiuto a coloro che si trovavano in difficoltà. Parlò a tutti, perché l'offerta di grazia è rivolta a tutti, ma all'appello della salvezza che Gesù rivolge risponde solo una, quella che secondo tutti era la più peccatrice. E di solito è così anche in mezzo a noi. E concludiamo. Dicono alcuni: sì, si sta avvicinando, ma bisogna vedere. Bisogna vedere se dura, bisogna vedere se riesce la cosa. Come se per Gesù esistessero peccatori troppo gravi e altri troppo semplici da risolvere come posizione e situazione nel regno di Dio. Il peccato è sempre peccato, qualsiasi sia, grave o meno secondo il criterio terreno ed umano. Il peccato offende Dio, ma la Bibbia dice: se confessiamo i nostri peccati, Gesù è fedele e giusto da rimetterceli e purificarci da ogni iniquità. Io ascolterò quel che dirà il Dio, dice il Salmo, l'Eterno, perché egli parlerà di pace al suo popolo e dai suoi fedeli, ma non ritornino più alla follia. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare. Le domande cattive, spietate, senza misericordia degli uomini. Le domande di Gesù, piene d'amore,
di compassione, comprensione, il quale si avvicina fino a noi per aiutarci e ci dice: e ora va e non peccare più. Ci alziamo in piedi. Ogni capo è chinato e ogni occhio è chiuso. Lo Spirito di Dio si muove in mezzo a noi stasera. C'è una forte presenza del Signore. Dio vuole sicuramente fare un'opera di grazia per tante persone, per quelli che sono qui in questa sala riunioni e per quelle persone che ci stanno seguendo. Lo Spirito di Dio ci sta evidenziando l'amore e il perdono di Cristo. Le domande degli uomini sono spesso con secondi fini, cattive, spietate, senza comprensione. Ma le domande di Gesù sono piene d'amore, piene di compassione. Lasci l'uomo iniquo le sue vie e troverà perdono in Cristo. Padre, la nostra preghiera sale al cielo, a te nel nome di Gesù. Preghiamo in quest'ora che la tua grazia si manifesti e che tante persone che stanno ascoltando queste parole possano dare il proprio cuore a Gesù. Perdona ogni peccato, salva ogni persona che ti chiede: liberami. E ti lodiamo e ringraziamo perché non c'è un peccato o dei peccati troppo gravi da poter essere perdonati. Ogni cosa è possibile al tuo amore. Ti lodiamo per il gran cuore di misericordia che tu hai. Signore, perdonaci e fai di noi delle nuove creature. Esaudisci e rispondici nel nome di Gesù. Benedetto io. We'll be right back.